Entro il 2024 saranno completati i lavori di bonifica di una parte del SIN, il sito di interesse nazionale dell'ex Montecatini di Piano d'Orta a Bolognano, portati avanti da Edison secondo il progetto presentato nel 2019 e approvato dal Ministero dell'Ambiente nel luglio del 2020. Le operazioni vanno avanti tra scavi e rimozione dei materiali nella parte di sito a distanza di sicurezza dagli edifici pericolanti di Moligean, proprietaria dell'area a cui il Comune di Bolognano ha ingiunto un'ordinanza di demolizione. L'ingegnere Andrea Delfrate, responsabile di Edison per le bonifiche, spiega al TG8 come procedono i lavori. In quest'area stiamo eseguendo il lotto 2, che è uno dei tre lotti previsti dal progetto approvato. Abbiamo già smaltito circa 8.000 tonnellate di rifiuti e sono previsti complessivamente 9.000 metri cubi, quindi diciamo che siamo circa a metà dell'intervento. Questo materiale dove sarà destinato? A impianti di smaltimento autorizzati in Italia e anche all'estero. Sono state aperte delle notifiche trasfrontaliere, per cui parte del materiale finirà anche in impianti esteri. Di che sostanze parliamo? Sono rifiuti di varia tipologia, ci sono sia dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione fatte in passato dalla proprietà, sia rifiuti derivanti invece dalle produzioni. Queste sono ceneri di pirite che derivano dall'arrostimento delle piriti che veniva fatto a suo tempo per la produzione di fertilizzanti a base di zolfo. C'è anche dell'amianto, diceva? Nella parte di demolizione sì, è il motivo per cui vedete i materiali insacchettati. Viene fatto un monitoraggio e controllo delle polveri sia sugli operatori sia al perimetro per salvaguardia dell'esterno. C'è una tempistica affinché si possa dire questo sito sarà finalmente libero da inquinanti entro il? Questa parte finirà per il 2024. Per quanto riguarda le altre parti non dipendono solo da noi, perché ci sono delle problematiche relative o di approvazione dei progetti presentati oppure legate alla presenza degli edifici pericolanti sull'area. Guido Di Bartolomeo, sindaco di Bolognano, si dice soddisfatto ma anche preoccupato per l'aggiornamento del piano di rimozione dei rifiuti nell'area inquinata di Via Anelli, a ridosso delle abitazioni e del fiume adiacente. Stanno rispettando il cronoprogramma, però siamo ancora lontano da vedere che scavano i famosi 4-5 metri che portano via tutto questo terreno inquinato. Ma dal momento che è stato allargato la perimetrazione del sito, sono preoccupato per quanto riguarda i residenti di quelle aree. Stiamo parlando di Via Anelli ad arrivare al fiume, su quei complessi residenziali che stanno proprio adiacenti al sito. E anche quest'area qua a fianco, dove c'è il supermarket e ricompreso nell'area riperimetrata. Ma la cosa che mi dà rabbia è che siamo riusciti a inserire Bolognano a 5 km di qua come patrimonio storico dell'UNESCO, con la riapertura dei sentieri per rimuovere le ordinanze per arrivare alla famosa cisterna, e a 5 km nella frazione più popolosa, quella di Piano d'Orta, abbiamo questo disastro ecologico.